Cari quadisti, ed eccoci, finito, montato, inserito il nuovo perno con il cuscinetto montato sul mozzo della trasmissione. Una cosa, visto che stiamo parlando di usare spessori da decimi di millimetri, perché è molto importante che non vi sia del gioco tra i due pignoni, perché questi sono pignoni conici, questi hanno uno sforzo spaventoso. Allora, è molto importante che l'albero sia in battuta, cioè che i cuscinetti siano nella giusta posizione, ovvero che vadano in battuta sull'albero, che ovviamente ha delle sedi per i cuscinetti appropriati. Allora, dopo aver usato gli estrattori, vi munite di pezzacci di legno morbido, mazzetta da 1 chilo, 1,5 kg, 2 kg, la morsa la mettete in modo che picchiando appoggi la parte esterna, non nei bordi del paraolio, appoggi la parte esterna, il pezzo di legno lo mettete sopra il pignone conico e con una mazzetta, non so, una mazzetta di 1,5 kg, 2 kg, questo deve essere 1,5 kg, 1,5 kg, e colpite dritto, pum, pum. A un certo punto, dopo 2 o 3 colpi, se avete tirato tutto con gli estrattori, avete posizionato bene, dopo 2 o 3 colpi, praticamente qualche decimo di millimetro, comincerete a sentire un suono metallico, tin, questo è il suono di battuta, è un suono reale di battuta. Quindi quando sentite questo suono che cambia il suono, voi siete sicuri di essere perfettamente in battuta. Non vi preoccupate che fin quando non picchierete, difficilmente sarà in battuta anche usando gli estrattori. Quindi picchiate 1 o 2 colpi abbastanza seri, non c'è da spaventarsi, pam, sentite cambiare il suono, è tutto in battuta. A questo punto potete passare ad avvitare il dadozzo sulla flangia che andrà collegata al giunto cardanico. Abbiamo già provveduto a pulire con la mola di rame, abbiamo provveduto ad ingrassare all'interno con tutto il grasso meccanico d'alluminio dell'Ipon, abbiamo provveduto a pulire il paraolio perfettamente, ingrassarlo anche un po' un attimo. Adesso posizionate poi va in battuta senza problemi, lo sentite, fa tac, poi prendete il dado. Io ci spruzzerei su un po' di grasso, perché ferro su ferro, ma più no, e poi soprattutto è una parte che tende a bloccarsi, perché vi ricordo che da questa parte arriva dentro sicuramente l'acqua, il fango, quindi il dado si sporca, si incrosta, entra dentro l'acqua fango, fa ossido, perché un dado che non smollate solo quando dovete fare un intervento del genere. Quindi questo dado tende ad ossidarsi, tende a gripparsi, e a tirarlo giù, questo qua da pochi chilometri, a tirarlo giù abbiamo dovuto fare una forza superiore a 22 kg. Cioè, veramente pesante, è un dado abbastanza tremendo. Notiamo tra l'altro che la fattura della Triton, dell'Access, utilizza un dado con le frangette, quindi sono dadi che non si svitano per le vibrazioni e ha la funzione di tenere in battuta il tutto, cioè ciò che voi avete messo in battuta lui lo va a tenere. Quindi una volta montato non si svita più, ma ovviamente deve essere tirato, non deve esserci alcun tipo di gioco. Non tiene niente, ma deve impedire che i cuscinetti vadano fuori sede, quindi va comunque tirato tanto e bisogna essere sicuro che non si sviti, se no viene fuori veramente un disastro. A questo proposito, facciamo vedere un attrezzino, se lo troviamo. Eccolo qua, molto simpatico. È un rifilettatore pulitore. Lo trovate anche questo sul catalogo Reaction, è molto utile. Praticamente lui ha tutte le varie filettature e lo potete usare per pulire e raschiare perfettamente il filetto di dadi ossidati. E se è un bullone ossidato, se è un perno ossidato, usate la
femmina per rifilettare e lo tirate pulito. Se è un dado, anziché utilizzare il maschio, potete prendere questo che praticamente ha un'esagerazione di filetti in una barretta sola, tanto dovete solo togliere via ossido. E con questo attrezzino è abbastanza simpatico, perché questo è un cazzo, ma è veramente meccanicamente molto utile. Allora, signori, eccoci, il nostro pezzo praticamente rimontato. Un saluto dal Fero e alla prossima parte del video articolo tecnico, dove vedremo il rimontaggio del mozzo centrale cardanico di un quadro ATV Utility 4x4.